Ciao a tutti da Tecnolost e benvenuti a questo video focus dedicato alle performance dei giochi di Huawei Ascend P6. Innanzitutto ringrazio l'amico Riccardo per questo Ascend P6 che ci ha dato per le nostre prove. Bene, oggi vi farò vedere una serie di giochi, una piccola parentesi, neanche tanto piccola. Il terminale, vi faccio vedere subito, ha 8 GB di memoria interna, è vero, ma liberi al momento. Diciamo di quando lo comincerete ad utilizzare, ce ne sono 4,82 circa, quindi disponibile all'utente circa 4,82. Capite che con giochi del calibro di, per esempio, vi faccio vedere FIFA, Real Racing, Need for Speed, Most Wanted, è facilissimo con 3 giochi aver riempito già i 4 giga. È possibile spostare parte di questi giochi sulla SD, almeno da sistema. In realtà, però, quello che viene spostato sull'SD è solamente la parte più piccola del gioco, quindi non la cartella dei dati, che è quella più corposa. Di conseguenza, pur spostando i giochi sull'SD, non riuscirete a guadagnare più spazio per installarne di altri. Come si può ovviare a questa cosa? Semplicemente con il root. Con il root e una serie di applicazioni che sono presenti sul market, potrete tranquillamente rimappare, eliminate cartelle, scusate, cartelle sull'SD, di conseguenza risolverete tranquillamente il problema. Però ecco, di default ricordatevi 4-8 liberi. Se siete avvezzi a utilizzare molti giochi, tra l'altro voluminosi, come Real Racing, Need for Speed Most Wanted e FIFA, pensateci un attimo. Quindi Need for Speed Most Wanted l'ho scaricato, ma non ho potuto completare l'installazione perché mi manca lo spazio a disposizione. Partiamo con Real Racing 3. Vi ricordo che il terminale è un processore K3V2 di produzione di Huawei e una scheda grafica GC4000 16 core, 2 GB di RAM DDR2. Diciamo che sulla carta le specifiche ci sono tutte. Se avete visto il focus di Katebenchmark, vi siete resi conto che più o meno questo terminale come prestazione oscilla, a volte leggermente superiore, a volte leggermente inferiore, dipende dai campi di utilizzo, rispetto a quello che secondo me è il diretto concorrente, ovvero un telefono tipo Nexus 4 che ha un'architettura più o meno simile, quindi uno Snapdragon S4 Pro con Adreno 320. Il terminale è sicuramente ottimo per quanto riguarda un discorso di utilizzo generico, un po' meno per quanto riguarda il discorso grafica tridimensionale pesante, quindi in Quadrant per esempio totalizza più del Nexus 4, in AnTuTu che come benchmark sfrutta pesantemente la scheda grafica, totalizza invece un pochino meno. Andiamo a questo punto a vedere come si comportano i giochi. Vedete qualche piccolo scattino c'è qui in questa fase di presentazione. Ok, andiamo subito al gioco. Una piccola cosa che voglio vedere: il terminale ha diverse modalità di utilizzo per quanto riguarda le prestazioni e il consumo batteria. Se andiamo nelle impostazioni, andiamo a gestione alimentazione, vediamo che adesso è impostato in intelligente, che è diciamo la via di mezzo tra il consumo della batteria e le prestazioni. Le prestazioni migliori, quindi, per questo test sono quelle relative a normale. E lo impostiamo sul normale. In realtà non c'è necessariamente bisogno in questo caso di impostare prestazioni sul normale, perché addirittura la configurabilità di questo P6 è talmente alta che potete, se andate nel gestione applicazioni, vedete, impostare addirittura un profilo di utilizzo ad hoc per ogni applicazione. Per esempio, tutti i giochi io già l'ho impostati, vedete, con performance mode, quindi le prestazioni, eccole qua già al massimo. Quindi anche se avevate impostato le prestazioni medie o automatiche per quanto riguarda le prestazioni, automaticamente il gioco, grazie a quell'impostazione che avete visto, comunque procede come se fosse impostato alla massima potenza. Ruotiamo verso destra il terminale, eccolo qua. Freno, cambio di visuale. E partiamo con questo Real Racing 3. Lo schermo del terminale è veramente bello, è uno schermo IPS, dei colori molto molto fedeli secondo me, ottimi angoli di visuale, una buonissima luminosità al sole, quindi sicuramente promosso. Devo dire che mi sta stupendo anche per quanto riguarda il comportamento con Real Racing. Mi aspettavo molti più scatti visto le prestazioni nei benchmark,
Tutto sommato invece si sta difendendo, vedete, egregiamente. Non ci sono scatti importanti. Sì, si vede che non è perfettamente fluido questo gioco, ma chi di voi mi segue sa benissimo che questo gioco non è perfettamente fluido su quasi nessun dispositivo Android su cui l'ho provato. Quindi diciamo che non ci possiamo assolutamente lamentare di questo Ascent P6 per quanto riguarda Real Racing 3. Devo dire che si sta comportando molto molto bene. Ecco qua, vedete, tra l'altro in questa gara ci sono, meno fino a poco fa c'erano molte macchine in pista, quindi è anche abbastanza pesantuccio come quantità di dati da muovere. Eccolo qua, quindi devo dire, ecco, buonissima sorpresa per quanto riguarda questo Real Racing 3. Mi aspettavo una scattosità maggiore visto il risultato di AnTuTu, e invece questo Ascent P6 si difende molto molto bene. Bene, questo era Real Racing 3. Vi dicevo, purtroppo non vi potrò far vedere, scusate, Need for Speed Most Wanted per i problemi che vi ho detto di spazio. Andiamo quindi a vedere FIFA 2014. In realtà il gioco l'avevo già pigiato. Ecco, quello che ho notato è che rispetto ad altri terminali top di gamma, forse ci mette un pochino di più ad avviare i giochi. Ovviamente qui il nostro piccolo P6 non è da equiparare giustamente ad un top di gamma, però ecco, fino a, almeno nel Real Racing 3 si è difeso molto bene. Vediamo se possiamo fare una partita. Eccoci qua, siamo finalmente riusciti ad arrivare a giocare una partita. Finalmente, scusatemi, ma vi ripeto, non sono molto pratico di questo gioco. Tra parentesi, l'ho scaricato da pochissimo. Eccolo qua. Devo dire che fa veramente un bell'effetto su questo P6. Mi sembra scorrere via molto, molto fluido. Ecco, scusate, ma vedo che ho un pochino, sono un po' beota a giocare. Però mi sembra che nel complesso il gioco vada veramente bene, non ci sono particolari problemi. Ahi, eravamo quasi arrivati al tiro. Fuori gioco, ovviamente, però il gollonzo c'è stato. Insomma, ecco, mi sembra che questo, anche questo FIFA 2014 giri decisamente bene su questo Ascent P6. Non mi sembra ci siano particolari problemi. Eccolo qua, un po' di passaggetti. Se il ciccio scatta, riusciamo forse anche a dargli la palla. Ok, questo comunque, senza che vi tedio troppo, visto che non sono un grande giocatore, questo era FIFA 2014. Come vedete, si muove senza batter ciglio su questo Ascent P6. Andiamo adesso a lanciare invece del trigger e vediamo come si comporta il gioco dei Madfinger. Tra parentesi, tra poco dovrebbe uscire, intorno al 23 ottobre, se non ricordo male, la versione 2 di Death Trigger, che promette una grafica veramente esorbitante, e tra l'altro sarà rilasciato per diverse piattaforme, anche diciamo non mobile, come per esempio Mac, PC e, se non ricordo male, anche su Facebook. Quindi sarà decisamente interessante come gioco. Andiamo a vedere adesso come si comporta invece su questo P6 il Death Trigger. Insomma, secondo me è uno dei giochi attualmente più interessanti presenti sul panorama Android. Nel panorama Android, scusate. Vediamo, eccolo qua, il gioco si è appena caricato. Oh, muoviamoci.
qui ci sarà il solito angolo con lo scatto classico, eccolo qua, nessuno sfugge a questo scatto. Nel complesso devo dire, guardate, il gioco è molto fluido, non mi sembra ci siano problemi di fluidità di nessun tipo, quindi complimenti, perché questo Huawei si sta comportando molto molto bene. Eccolo qua, vedete, decisamente fluidissimo, senza problemi di sorta, quindi ottimo anche il comportamento in questo Dead Trigger. Bene, il prossimo gioco che vi farò vedere invece è Into the Dead, è un gioco che sto, diciamo, ormai provando da qualche tempo. Ecco, questa è una cosa strana, vedete, non c'è la sensazione di aver pigiato il gioco, forse perché quando si tocca l'icona non compare un alone intorno all'icona, quindi a volte non saprete se avrete fatto partire o meno il gioco. In realtà il gioco, come in questo caso, è anche partito, come è stato prima nel caso di FIFA 2014. Bene, andiamo a che succede. Ok, scusatemi, qui c'è la svendita del giorno di una bella motosega, modalità classica. Andiamo a lanciare il nostro Into the Dead. Eccolo qua, partiamo. Oh, ecco, questa cosa l'ho purtroppo sperimentata già recentemente. Il gioco sembra avere qualche problemino di troppo, vedete, ogni tanto c'è praticamente un... è come se si... tocca questa parte, sì. È come se... ecco, è come se per un attimo ci fosse un blackout. Adesso non so se questa cosa è dovuta a un problema di driver, probabilmente, perché nel complesso... comunque, quando non c'è il discorso del blackout, il gioco sembra girare molto bene e non ci sono particolari problemi. Quindi probabilmente è o un problema del gioco o un problema del driver, della scheda grafica, insomma, di questo. Vi faccio vedere di nuovo di questo Ascend P6. Vedete questi piccoli blackout? Non so se è un qualche effetto grafico che il terminale non riesce a riprodurre, quindi dà questo schermo nero, semplicemente una qualche incompatibilità del gioco, e questo è il motivo di questi, diciamo, schermi, di questa intermittenza con questo schermo nero. Bene, e questo è Into the Dead. Scusate, voglio solo controllare, mamma mia quanta pubblicità, voglio solo controllare se è presente nelle impostazioni il controllo con il touch, o se ho impostato quello con l'accelerometro, perché mi sembrava decisamente poco reattivo, mentre l'altro giorno giocavo con scusate, l'accelerometro, non c'erano molto problemi. Ecco, proviamo se il livello di prestazione è alto o basso. Proviamo a mettere il livello basso di dettaglio, vediamo se tante volte è un qualcosa relativo all'impostazione grafica, magari troppo spinta, che di default veniva utilizzata. Vediamo se impostando una risoluzione più un dettaglio grafico inferiore il problema persiste. Sì, decisamente il problema rimane, quindi non è un discorso di impostazione. Ecco, dall'altro c'è stato anche un piccolo rallentamento, vedete, adesso il controllo è ottimo. Quindi vi dicevo, non è sicuramente un discorso di settaggio grafico, è proprio una incompatibilità col gioco dovuta o al gioco stesso, ovviamente, o anche, insomma, ai driver della scheda grafica. E questo quindi era, e questo è Into the Dead. Bene, anche in questo caso ripuliamo la memoria. Vi ricordo, il gioco, il terminale ha 2 GB a disposizione, e avviamo Beach Buggy Blitz. Solito gioco di Vector Unit, ormai dovreste conoscerlo se mi seguite, lo utilizzo spesso nei miei test perché
Nonostante il gioco è abbastanza semplice come diciamo gioco in sé, quindi come modalità di gioco, in realtà poi la grafica sottostante non è proprio delle più leggere. Il gioco era stato a suo tempo progettato come showcase della piattaforma Tegra 3 e poi è stato portato su altre piattaforme. Andiamo a vedere l'impostazione della grafica, la impostiamo al massimo e vediamo come si comporta questo P6. Ecco qua, devo dire che con la grafica al massimo c'è probabilmente qualche scatto di troppo, vedete? Terminale a volte fa fatica a renderizzare l'immagine. Adesso sembra non esserci più problemi, però in fase di avvio devo dire che di scatti ce ne sono stati abbastanza, insomma la fluidità comunque vedete in generale non è buonissima, almeno con questa impostazione grafica. Proviamo quindi ad abbassare la qualità della grafica, diciamo più o meno a metà, e vediamo se migliora. Ecco, devo dire che il miglioramento rispetto alla grafica al massimo è sostanzioso, insomma. In questo modo la grafica non perde in realtà eccessivamente in termini di dettagli e di qualità, ma sicuramente ne guadagna moltissimo in termini di fluidità. Quindi ecco, questo gioco ancora una volta si conferma essere sicuramente non il gioco più leggero di questo mondo, per quanto ovviamente non è neanche il più pesante, però sicuramente sfrutta a dovere gli acceleratori grafici presenti sui nostri terminali. Vedete, in questo modo comunque il gioco risulta tutto sommato molto molto godibile. Questo era Beach Buggy Blitz. Adesso andiamo a vedere Riptide GP2, anche questo di Vector Unit. Anche questo gioco di uscita molto più recente, ovviamente, perché Riptide GP2 vanta una grafica molto, scusate, molto molto particolareggiata e dettagliata, sicuramente di grande effetto su schermi belli come questo presente qui per l'Ascent P6. Andiamo a vedere i settaggi. Anche qui i settaggi ho già fatto alcune prove impostandoli tutti tutti al massimo. Vi dico che il gioco non è proprio fluidissimo, ma vi faccio comunque vedere cosa intendo. Andiamo a effettuare una gara e vediamo come si comporta il P6 con i settaggi grafici al massimo livello su questo Riptide GP2. Se non sbaglio, anche qui ho impostato l'accelerometro, vedete sicuramente non ha degli scatti vistosi, però nel complesso si vede che il gioco non ha una fluidità esagerata, insomma perde sicuramente un po' in fluidità. Ecco, a parte che io perdo anche da solo, oltre alla fluidità. Andiamo quindi a mettere un attimo in pausa il gioco. Cambiamo quindi, penso che non possiamo farlo, dobbiamo per forza uscire. Usciamo un secondo dall'evento, ecco qua, siamo usciti anche dal fuoco della videocamera e andiamo a cambiare un attimo le impostazioni. Quindi per quanto riguarda i settaggi della grafica, aumentiamo anche il controllo, bene, e andiamo anche a cambiare i settaggi della grafica a un livello medio. Vedete che la situazione migliorerà in modo decisamente sostanziale, direi. Ok, non ho selezionato, scusate. Riproviamo quindi questa gara nuovamente con i settaggi grafici a livello medio. Il gioco rimane comunque assolutamente molto molto bello e graficamente appagante, però vedete, ecco, la fluidità ne guadagna in modo direi vistoso. Anche la sensibilità mi consente di fare un po' meno schifo del solito. Ecco, ho toppato anche il trampolino. Scusate, ma questo gioco è un pochino da mal di mare.
Eccolo qua, vedete, quindi questo P6 si comporta molto bene con MotoGP 2 ai livelli, alla grafica diciamo impostata a livello medio. Ok, e anche per questo MotoGP Riptide GP2 è tutto. Andiamo all'ultimo gioco della rassegna, che è Virtua Tennis. Gioco che notoriamente insomma non è molto pesante, perché gira bene su quasi tutti i terminali su cui ho avuto la possibilità di provarlo, anche su quelli di fascia diciamo medio bassa. Sicuramente questo Huawei potremmo classificarlo come di fascia media medio alta, quindi non mi aspetto particolari problemi. Tra l'altro l'ho già provato e vi dico, non ci saranno particolari problemi. Gli ultimi giochi che abbiamo provato, quindi Beach Buggy Blitz, ma anche Riptide GP2 e questo Virtua Tennis, vi ricordo, si comportano benissimo con la tastiera, quindi non avrete assolutamente alcun tipo di problema non con la tastiera ma con il gamepad, volevo dire. Ecco qua, vedete, veramente nessun problema per questo Riptide, per questo Virtua Tennis. Fluido, veloce, nessun problema anche nel replay, vedete, assolutamente godibile. L'ultimo punto, e poi chiudiamo, scusatemi, col tennis mi avveleno sempre un po'. Ok, eccolo qua, e questo era Virtua Tennis, quindi ottimo anche il comportamento di questo P6 per quanto riguarda Virtua Tennis. Devo dire che tutto sommato il telefono si è comportato molto bene, visti i risultati del benchmark mi sarei aspettato anche qualcosina in meno, qualche leggera incompatibilità con alcuni giochi che abbiamo visto in True Dead, per il resto il telefono si muove molto bene, non ha particolari problemi. Ovviamente dovrete scendere un minimo a compromessi con i settaggi grafici, non potete far girare tutto al massimo, del resto questo non è un top di gamma e non vi potete aspettare prestazioni da top di gamma assoluti. Comunque molto buono il comportamento. Ultima piccola nota, ovviamente il telefono, vedete, è una sottiletta, e in quanto sottiletta e con materiali nobili come il metallo, ovviamente qui scalda di più, si sente un po' di più il calore rispetto ad altri telefoni, ma niente di preoccupante. Ecco, per quanto riguarda quindi il focus relativo ai giochi e alle performance dei giochi di questo Huawei Ascend P6 è tutto. Come al solito, grazie per avermi seguito e un saluto da Technolost.